L'avvio è subito veloce e sulla prima incursione della serata i bergamaschi vanno in gol. È il decimo, c'è una punizione dal limite, batte Stromberg per Garlini che fa da sponda Nicolini. Simoni è battuto. La reazione della Cosenza è impacciata, state vedendo in azione Urban per Galeazzi, ecco il cross, 9 minuti dopo l'Atalanta ne approfitta per raddoppiare. C'è una lunga sgroppata sulla sinistra di Nicolini, perfetta l'imbeccata d'esterno per Incociati ed è la rete del 2-0. Trentesimo, opportunità per il Cosenza, Lombardo recupera un pallone sul vertice dell'area e crossa al centro. C'è un fallo di mano che Longhi giudica involontario, poi Broggi spedisce al lato. Ripresa, siamo al decimo, punizione di Lucchetti dal limite, dovremmo, ecco, Piotti è fuori gioco, sulla linea poi in questo momento c'è un atterramento, episodio da Moviola, contratto mette giù in piena area Follone, l'arbitro lascia proseguire, tutto regolare. Arriviamo così al gol del Cosenza, il 39esimo, Urban per Galeazzi, lungo assist da fondo campo, Follone da pochi passi fa secco Piotti, la linea torna a Roma.